Buongiorno, sono Antonio Corrado del ristorante Il Napoleon di Ancona e oggi vi presenterò una ricetta facile, divertente e soprattutto molto appetitosa. Dei fagottini ripieni al formaggio Piave con salsa di lattuga e crema di grana padano DOP. Gli ingredienti per 4 persone sono: per i fagottini 200 g di farina, 3 uova, 400 ml di latte, sale, burro. Per il ripieno 400 g di piave, 300 g di ricotta. Per la salsa 200 g di grana padano oltre 16 mesi, 150 g di farina, 50 g di burro, 500 ml di latte, una lattuga, olio extravergine di oliva, sale, pepe, 8 pomodorini. Bene, iniziamo la preparazione col preparare le crepe che faranno da sfoglia per i fagottini. In un contenitore per frullatore di immersione vado a mettere le uova, la farina, un generoso pizzico di sale ed il latte. Con l'aiuto di un frullatore di immersione vado ad amalgamare tutti gli ingredienti. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, vado a far riposare in frigorifero il composto. Prepariamo il ripieno del fagottino. Prendo della ricotta, in questo caso ho usato una ricotta mista, latte di mucca e latte di pecora, perché abbiamo dei formaggi importanti di cui voglio lasciare il sapore. Aggiungiamo il formaggio Piave che ho grattugiato, un po' di pepe e pochissimo sale. Con l'aiuto di una forchetta vado ad amalgamare bene questo ripieno in questo modo. E anche questo ripieno lo faccio riposare in frigorifero. Bene, adesso vado a preparare la crema di grana padano. Metto a scaldare del latte e in un altro tegame vado a preparare un mix di burro e farina, quello che in gergo tecnico viene chiamato roux, è l'addensante praticamente di tutte le salse in cucina. Bene, la consistenza della base è quella giusta, posso aggiungere il grana padano. Lascio che il calore faccia sciogliere delicatamente il formaggio e una volta sciolto e ben amalgamato, allontano dal fuoco. Adesso vado a preparare la salsa di lattuga. Ho preso le foglie esterne, quelle che generalmente vengono scartate e invece sono ottime per la realizzazione appunto di un fondo o di una salsa. Do una tritata molto molto grossolana e nel frattempo in una padella vado a scaldare dell'olio. Aggiungo anche un poco di sale. Il sale aiuterà a far uscire i liquidi dall'insalata e quindi a stufarla nel proprio liquido senza aggiunta di acqua. Bene, faccio stufare delicatamente la lattuga, per cui la trasferisco in un bicchiere da frullatore a immersione, dove andrò a ridurla appunto in salsa. Recupero anche bene l'olio e gli umori che ha lasciato. Aggiungo pochissima acqua e comincio a frullare. Bene, la mia crema ha la consistenza giusta e adesso voglio rivelarvi un piccolo segreto.
Per fare in modo che il colore rimanga verde brillante, soprattutto nelle verdure come l'insalata, ma così come tutte le altre verdure appunto dal colore verde, bisogna fare in modo che si raffreddino velocemente. E per fare ciò io ho messo un contenitore nel congelatore a raffreddarsi già da stamattina. Ho messo una padella antiaderente sul fuoco e la vado ad ungere con del burro. Non a caso ho preso della carta da cucina, proprio perché quando si fanno le crepe è buona norma che ci sia poco grasso, quindi con la carta da cucina vado quasi ad asciugare la padella in modo che rimanga solo appena appena unta. Vado a prendere dal frigorifero il composto che ormai si sarà raffreddato. La temperatura della padella è giusta e vado a fare le mie crepe. Parto dal centro della padella in questo modo. Delicatamente scostiamo dal bordo la nostra crepe, la giriamo per farla colorare dall'altro lato e continuiamo questo procedimento fino ad esaurire gli ingredienti. Bene, ho foderato una teglia con della carta forno e adesso vado a realizzare i fagottini. Prendo le crepe, le vado a riempire con il composto di ricotta e formaggio Piave. E chiudo a mo' di fagottino. Mi aiuto con l'erba cipollina che ho precedentemente sbollentato per intenerirla. E poggio sulla carta da forno. I fagottini così realizzati li vado a passare in forno a 180-200 gradi. Bene, mentre i nostri fagottini diventano croccanti in forno, io vado a realizzare una concassée di pomodoro che servirà da decorazione al piatto. Quindi prendo i pomodorini, li taglio in quattro, levo i semi, in questo modo, e se avete un coltello affilato potete anche eliminare la pelle. Laddove non ve la sentiate di fare questo gesto, potete passare per pochi secondi i pomodorini in acqua bollente in modo tale che la pelle potrà venir via facilmente. Bene, sono trascorsi pochi minuti e i nostri fagottini dovrebbero essere ben croccanti, e infatti lo sono. Tiro dal forno. Comincio ad impiattare. Metto la salsa di lattuga al centro del piatto, mi aiuto con un coppa pasta. Vado a posizionare il fagottino decentrato leggermente rispetto alla salsa di lattuga. Prendo la crema di grana padano che ho precedentemente realizzato e comincio a nappare il piatto. Completo con la concassée di pomodoro. E il nostro fagottino ripieno al formaggio Piave con salsa di lattuga e crema di grana padano è pronto. Buon appetito!